il medico romano, il Galeno, nei suoi scritti disse che il latte prodotto sui monti Lattari, quindi nella zona di Faito, era molto peculiare, molto buono, talmente che era dichiarato quasi miracoloso. Tutto il borgo di Santa Maria del Castello, che prima in antichità si chiamava Tessa, infatti c'è la strada che va all'agriturismo, si chiama via Tessa, che indicava una zona molto arida. Poi il nome Santa Maria del Castello è uscito dopo, siamo nel 1200-1300, con l'edificazione del castello e poi con, come ho detto prima, con la peste napoletana si è avuto il culto religioso della Madonna di Santa Maria del Castello, perché diciamo la grazia contro la peste. Questa è la borragine. È edibile sia il fiore che la foglia. Adesso è un po' di tardi il periodo, quindi è diventato un po' troppo spinoso e ruvido. Però questo si fa come gli spinaci per fare profumi. Questo è il Silene vulgaris che vi ho detto prima. Prima ho fatto vedere quella con i fiori grandi. Questo è piccolino. Poi questa è la felce, la conoscete tutti. Questo è in matematica chiama un frattale perfetto, perché si ripete questa forma triangolare per diverse volte. Dal ramo che è preso adesso, se tagliamo questo, si ripete questa forma triangolare, e anche la foglia all'interno c'è questa forma triangolare. Queste pete, quando c'è umidità, assorbono l'umidità e lo rilasciano nei periodi di siccità, quindi l'erba, gli ortaggi, i frutti rimangono sempre un po' umidi. Questa è la malva. La malva è stata utilizzata fino a 10-20 anni fa, si utilizza ancora un po' adesso per fare dei decotti, è molto buona. Invece questa è l'erba viperina, se vedete c'è il profilo che sembra una vipera. La punta, la carota selvatica. Si riconosce perché al centro c'è questo puntino nero che attira gli insetti. La frana, riesce a capire giusto la frana. Poi c'è il monte di mezzo, oppure detto canino. Poi questa è la conocchia e dietro c'è il molare, oppure il monte San Michele, infatti da Sant'Angelo dei Tre Pizzi. Poi c'è il Ceraciuolo, questa montagna qua, e la bandera. Non sentite come scendono le falesie, c'è le rocce così, c'è un sentiero che arriva proprio in punta qua e si ritorna a Moiano. Infatti è uno degli accessi da Moiano di salire a Faito, oltre quello di Chiaiale. La vena che scende verso Santa Maria del Castello, dove sta la sorgente del Melo, quella chiamata vena longa. Mentre la zona di sotto, dietro la chiesa, è tutta chiamata zona erba tenera. Audio Jungle.
tempo Capri era unita alla penisola sorrentina. Se vedete la differenza tra la costiera amalfitana e la penisola sorrentina, la costiera è molto più a picco, proprio perché sia il Vesuvio sia l'inibite campana dei campi Flegrei milioni e milioni di anni fa hanno modificato l'assetto geologico della penisola sorrentina. Sorrento, Meta crescono su banchi tufacei, mentre la Vico è tutta... ci sono alcuni banchi tufaci ma sono piccoli. Abbiamo nella zona di Seano e nella zona del Pozzillo i banchi tufaci con anche diverse grotte, poi tutto il resto è tutta pietra calcarea.